Una donna di 48 anni è stata trovata morta questa mattina nella propria abitazione a Senigallia, in una palazzina al terzo piano di via Capanna, uccisa probabilmente da un'overdose di stupefacenti, che però risalirebbe a ieri. A dare l'allarme ai carabinieri è stato il compagno, che da quasi 24 ore non riusciva più a mettersi in contatto. Per entrare nell'appartamento è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. In passato la donna era stata già salvata da due overdose. A fianco il suo corpo una siringa e tracce di una sostanza che verrà analizzata nelle prossime ore. Vai. I carabinieri ora stanno indagando anche su chi abbia ceduto alla donna la dose fatale.